schierante, attenti, presentat, onore ai caduti. Schierate, fiac, ar, schierate, riposo. Le celebrazioni proseguono. Sono conquistate una volta per sempre. Bisogna essere vigili e pronti ad impegnarsi per difenderle, pronti a mettersi in gioco come fecero i partigiani, il cui insegnamento è chiaro. Battersi per un mondo migliore è possibile e giusto. Non è vero che il mondo non si può cambiare. Oggi ho partecipato al corteo portando la bandiera blu dell'Europa. Il perché è semplice. Perché l'Europa è in pericolo e noi la dobbiamo difendere e rilanciare. La pace in Europa è l'eredità più preziosa della liberazione. Da lì, dall'unione delle forze contro il nazifascismo, ha preso infatti avvio il progetto europeo, la cosa più importante che i nostri padri sono stati capaci di costruire. È vero, negli ultimi anni l'Europa ha affrontato una crisi da cui ancora fatica ad uscire. Si sono evidenziati squilibri interni ed egoismi, una visione eccessivamente tecnocratica delle istituzioni ha contribuito a generare una crisi di fiducia. Ma oggi, proprio in nome degli stessi valori di libertà, democrazia e antifascismo per cui hanno lottato i partigiani, dobbiamo dire chiaramente da che parte stiamo.